Vito era ancora vivo nelle mie braccia. Ebbene sì, non è morto sul colpo. Mi diceva «ti amo» e io lo pregavo di guardarmi negli occhi e di rimanere sveglio. Sono stati gli ultimi baci. È uno dei passaggi del drammatico racconto condiviso su Facebook da Alessia Turrisi, fidanzata di Vito Barnaba. Vito è il 25enne di San Vito dei Normanni, Brindisi, ucciso il 7 maggio a Stoccarda, Germania. Il giovane è stato ferito a morte con molteplici coltellate da un 52enne siriano che poco prima aveva stuprato Alessia. Lui è intervenuto per difenderla ed è stato picchiato e accoltellato davanti alla ragazza. Vito e Alessia erano fidanzati da 5 anni e si erano trasferiti insieme in Germania per motivi di lavoro. Da 3 settimane non vivevano più nella stessa casa. Quella che avevano preso in affitto e dove abitavano da un po' l'avevano dovuta lasciare. Lui aveva trovato una sistemazione in una stanza fornitagli dall'azienda automobilistica per cui lavorava. Lei si era trasferita in un altro appartamento. Per entrambi si trattava di una soluzione temporanea. Il 7 maggio è cominciato con una telefonata. Il siriano, che si era offerto di aiutare Alessia con il trasloco, l'aveva chiamata dicendole che aveva dimenticato una borsa nel suo furgone. Lei si è fidata e lo ha raggiunto nel suo appartamento per recuperarla, non sapendo che si trattava di una trappola. Spiega alla ragazza. Quest'uomo non era un nostro conoscente, bensì un amico del nostro precedente padrone di casa, che si era messo a disposizione per darci una mano, offrendo anche un garage di suo possesso nel quale poter lasciare le nostre cose fino al primo momento in cui avremmo poi trovato una casa, una sistemazione stabile e insieme. Non appena è entrata nella casa dell'uomo, è cominciato l'orrore. Mi ha chiuso dentro, disarmandomi anche del cellulare. Poi mi ha violentata. Non so cosa sia scattato nella mente di questo criminale. Non ho avvertito subito la polizia. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare il mio fidanzato perché avevo bisogno del suo supporto. Volevo chiudere la faccenda così. Magari avrei denunciato il fatto in seguito. Non avrei mai immaginato che quell'individuo sarebbe potuto arrivare a compiere una cosa del genere. Vito è arrivato nell'appartamento e lui era ancora lì. La porta era aperta. Appena entrato, ha affrontato il siriano. «Cosa hai fatto alla mia ragazza? Cosa vuoi da lei?» Nessuno si è degnato di affacciarsi per vedere cosa stesse succedendo. Non dico che sarebbe dovuto intervenire, ma almeno chiamare le autorità. Mentre io ero nel corridoio, ho visto che litigavano. Vito tentava di allontanarlo tenendolo per le spalle. Non c'è stato un urlo, né una lacrima. Al termine della discussione, il giovane italiano è stato accoltellato. Sono uscita dalla cucina e ho visto Vito cadere per terra. Intanto quel verme è uscito dalla cucina gettando il coltello davanti a me. Se avessi saputo il destino di Vito, mi sarei fatta ammazzare io. Vito è morto poco dopo. Era in tuta nera. Non c'era traccia di sangue se non su quel maledetto coltello. Avevo pensato di togliergli la giacca. Ma ci ho ripensato appena ho toccato la zip. Potevo peggiorare le cose. Poi, toccandolo sulla schiena, la mia mano è diventata rossa. Così ho iniziato a ragionare. Gli ho tamponato la ferita in modo che non potesse perdere troppo sangue. I soccorsi sono arrivati dopo 15 minuti circa. I dottori lo hanno tenuto nell'appartamento per circa un'ora. Poi lo hanno trasportato giù nell'ambulanza, dove è rimasto per un'altra mezz'ora. Io li imploravo di partire e di portarlo in ospedale. Il sospettato di omicidio, nel frattempo, era fuggito, ma la polizia tedesca lo ha rintracciato e arrestato poco dopo. Alessia, ricordando quei drammatici momenti, scrive: «Chiunque al posto di Vito sarebbe andato in soccorso della propria fidanzata. E chiunque al mio posto, sotto shock, avrebbe chiamato il proprio ragazzo. Vorrei tanto essermi trovata io al suo posto. Hai molta più forza di me e avresti potuto sopportare la mia perdita. Io no. Veglia su tutti noi, su chi ti vuole bene».